quello sulla montagna. Infatti. Quindi... Ora capisco perché Asap vuole tanto quella Zan. Credevo la cercasse solo per denaro, come noi. Vuole usarla per reclutare seguaci, come prova di forza contro il governo. Proprio come le altre volte. È già successo prima? Oh sì, da quando il giovane re fu sconfitto dai persiani. Molti hanno rivendicato pretese sulla Zan e su queste terre. E io che pensavo di essere sulle tracce di un tesoro. Infatti, lasciamo combattere la gentaglia come Asap, non ci riguarda. Per molto tempo ho pensato solo a combattere. Giusto, ma l'hai fatto per denaro? Di solito. Anche quando lavoravi per Asap? Assolutamente sì, ma il gioco non valeva la candela. Aia, e perché l'hai fatto? Dovevo farmi una reputazione, ho pensato di iniziare con il peggiore sulla piazza. Da lì si può solo migliorare. Mi fa andare qua, vuol dire che c'è qualcosa? No, non fa. Qui è meraviglioso. È la tua prima volta in India? Sì. Il nostro lavoro è pieno di fregature, ma almeno possiamo girare il mondo. Dove sei stata? Ah, dove non sono stata. Ok, allora dove non sei stata? Negli Stati Uniti, per esempio. Davvero? Certo, vado a caccia di antichi tesori, no? E gli Stati Uniti hanno giusto un paio di secoli. È vero. Tu, invece, dove vorresti andare? In Islanda. Ottima scelta. È bellissima. Sai com'è? Pace e natura incontaminata. E poi voglio vedere l'aurora boreale. Beh, certo, è una delle cose da fare nella vita. Sì, dovresti andarci finito qui. Un giorno, forse. Prima ho altre questioni in sospeso. Un attimo. Di là, sulla parete rocciosa. Vedi quell'arco? Sembra intatto. Vieni anche tu? Voglio sgranchirmi un po'. Benissimo. Ma che posto è? Non ne ho idea. Ma cos'è qua? Ma guarda un po'. Scimmie. Sembri emozionata. Amo le scimmie. Ma dove sono? Vedo qualcosa in quella struttura. Yeah, scimmie. Oltre alle scimmie. Che cosa abbiamo qui? Vediamo. È un'impressione mia o quella sembra una mappa? Sembra la nostra. È il caso di annotarlo. Interessante. Una specie di moneta Hoysala. Che dici di quei simboli? Simboli? C'è un incavo. E ha le dimensioni di una moneta. Direi di provare. Ha riempito un punto sulla mappa. Già. Che succede se le troviamo tutte? Guarda quel bracciale. Scommetto che apparteneva a una loro regina. Forse quelle figure rappresentano gli antichi sovrani Hoysala. Sono 11 in tutto. No. Così ritroveremo la Zan. Non credo, ma... Soldi extra. Esatto. Rimettiamoci al lavoro, su. Per trovarle tutte. Niente passaggio. Perché? Sono simpatiche. Vuoi che scagazzino sui sedili? Sembra a posto. Nessun odore strano. Andiamo. Siamo vicini. D'accordo. Dove eravamo? Comunque, come stavo dicendo. Un giorno, forse. Prima ho altre questioni in sospeso.
Ferma! Ci sono dei ribelli più avanti. Dove? Come sa che serve il col... Il coso, come cazzo si chiama, lo sapevo. Minchia. Teletrasporto. Ancora una volta, con piacere. Andiamo. A questa penso io. Ok. Ho guidato. Bene, in retromarcia. È un piacere. Ah, Salah contro la tigre. Non sembra uno scontro alla pelle. Vinse Salah, in realtà. Per proteggere il suo guru, uccise la bestia con un colpo solo. È l'origine del nome Oi Salah. Oi vuol dire attacco nella loro lingua. Beh, ho imparato qualcosa di nuovo. Più tardi ti interrogo. Oh, sto morendo, cazzo. La loro attrezzatura. Questi serviranno. Mi correggo. La nostra attrezzatura. Oh! Oh! Dio! I miei poveri polsi. La cauta non può permettere. Prova a cambiare. Cambiali con qualcuno che vanno là. Quasi tutti sono più grandi. Non stavamo parlando dei tuoi piedi. Sì, ma... Ma che... Merda. Non puoi fermarti. Tutto ok? Un po' assordata, ma sto bene. Grande! Muoviamoci. Allora. Oh.
Oddio. E questo che diavolo è? Ok, vediamo a cosa serve. Quella statua si è mossa. Beh, vediamo come va. Che roba è? Cazzo bisogna fare? È un marchingegno complesso. Niente male. Oh merda. La statua si è mossa. Merda. Lo stratendo non farmi segnare. Ma va. Come minchia si fa? Ce l'abbiamo fatta. Vieni su. Arrivo. Oh, per l'amor del cielo. Un'altra volta. Con due simboli diversi. Stella. Tutti simboli del sole, ma complimenti per la gente. Azzeccato, preciso, cazzo. Non è che mi piacciono tanto ste cose qua da fare. Allora, se ci ha messo sto coso qui, vuol dire che... Per un soffio! Facciamo progressi! Aspetta, merda! Sì, l'ho capito. Posso farcela. Ok, ok, beh, è facile. Ok, è fatta. Su, vieni. Perfetto. Oh, com'è? Immaginavo ne mancasse ancora uno. Come sempre. Lo sapevo? È il numero perfetto. Sempre tre. Di quella troia. Uh.
bene. Aspetta. Metà strada? Certo, diciamo a metà strada. Fresca. Qui abbiamo un'ascia. Diamine, così non vale. Ben trovato, Shiva. Forza, chiudiamo questa questione. E va bene. Oh, merda! Visto? Ho detto che era pericoloso. Fatta male. Solo alla dignità. Ah, ecco fatto. Ecco che arriva l'acqua. E siamo a tre. Sai, te la cavi bene a cacciare tesori. Io imparo in fretta. Mm. Ho una domanda. Una come te potrebbe fare di tutto nella vita. Perché vuoi riprenderti la shoreline? Sei serio? Mm. Il mio socio mi aizza contro le truppe. Il mio tenente sparisce con la taglia. Nathan e Samuel Drake la passano liscia e mi chiedi perché rivoglio la shoreline? Sì. Come andavo io. Eppure ho perso tutto. Che diavolo è quel coso con cui giocherei? È il mio antistress. È apparso nella posta non appena arrivammo in Australia. Ok, diamoci una mossa. Asav non deve superarci. Sai, anch'io ho combinato la mia sana dose di cazzate. Basta solo rialzarsi e andare avanti. Non mi piace fallire. Come tutti, amore. Torniamo alla macchina. Amo le scorciatoie. Fortuna che non dobbiamo tornare da lì. Ho già schivato troppe asce. E ora dove minchia dobbiamo andare? Ehi, se vuoi esplorare altre zone nei paraggi, ti consiglio di farlo ora. Giusto.
Senti, per quello che vale, devi ringraziare la tua reputazione per questo lavoro. E poi ho pensato ti servissero i soldi. Come negarlo? E sinceramente, fa piacere lavorare con una donna una volta tanto. Sono d'accordo. Non siamo in molte, purtroppo. Una volta un trafficante d'armi mi ha chiesto di parlare con l'uomo al comando, ma si è rimangiato tutto quando gli ho spiegato la situazione. Ah, cosa gli hai fatto? Gli ho spezzato le gambe. Oh, Gesù, non stai scherzando. Cerco di non essere discriminata. Ah, Nadine Ross è il boss. Lo metterò sul mio biglietto da visita. Non puoi andartene e farla finita con la Shoreline? La Shoreline è casa mia. Non ho altra scelta. Ah, c'è sempre una scelta. Ehi, aspetta. Tracer, compagnia privata. Ehi, occhi aperti. Meglio che non gli sparo. Aria libera. Diamo un'occhiata. Che ho fatto smavare. Un altro stemma di un sovrano Oisala. Questa l'avevano nascosta accuratamente. Mi devo trovare 11 di queste, cazzo. Ehi, trovato qualcosa? Ecco un'altra moneta. Ah, sono quei punti lì, sì, vabbè.
Che ci sia. Andata. Vieni. Ti seguo. Si comincia? Cerca di non romperlo stavolta. Sfacciata. Godendo il momento.